zona di conflitto fra due biancorossi, erano Papi e Marra. Questa volta è lunga, la palla sia pure di pochissimo, almeno giudicare dalla nostra postazione la traiettoria di questa palla. Era in campo in effetti, cioè, 20... più che fuori di pochissimo era questa mica. No, questa proprio, cioè, non ci lascia nessun dubbio. 21-19 San Giustino ha operato il mini break che forse sembrava davvero a questo punto del primo set. Si muove Papi, Zecco controllato, pallonetto di Nicolo molto lento, urn out, money out, 22-19. Ecco il secondo time out di Monti, a tre punti dal primo set la squadra di l'allenatore che si sofferma a istruire McKibben, il palleggiatore. Aldo? Beh, direi che la differenza di motivazioni probabilmente si sente anche in campo, perché come abbiamo già detto prima, Perugia ha un traguardo molto importante, il nostro direi che lo è molto meno, anche perché possiamo benissimo accontentarci del nostro sesto posto, che ricordiamo due mesi fa probabilmente non dico che fosse insperabile ma neanche improponibile vista la situazione in cui ci trovavamo. Invece la squadra ha avuto un gran recupero. Papi, gran muro su di lui di Finazzi, 23-19, esultano i tifosi e la squadra ospiti, la gioia legittima. Potrebbe essere il punto questo che ha messo la parola quasi fine al match, ancora ricostruisce McKibben. Punto di un out, 24-19, lunga sequenza di set point. Creus. Sbaglia Creus, se lo può permettere. 24-20. Comunque un gruppetto numeroso e molto rumoroso quello dei tifosi di San Giustino. D'altronde uno dei campi caldi del campionato italiano. Invasione. In rete, siamo. Già aveva preparato male, secondo me pestato, prima. Forse aveva pestato anche la riga. Adesso esce anche Cozzi. Rientra il palleggiatore McKibben. Chiude il cambio ovviamente di Finazzi che va in panchina per il turno del libero. 23-20. Spinta la palla, attenzione, arriva Zecov, la rimanda. Applausi per questo recupero. Patak manda fuori, 24-20, primo set point in Piacenza con Samuele Papi alla battuta. Patak ha sbagliato una palla che è molto delicata nel momento di questo confronto. Creus fa 21 e annulla il primo set ball di Piacenza, si ripete quindi possibilità
del punto partita per Copri Lior, come Kibbin al salto, Marra, Nikolov, bella difesa di Urnaut, Patak money out e siamo 24-22. Monti non ha ancora interrotto, aspetta che Nicolò finisca di parlare con l'arbitro ed ecco la decisione. In questo momento era l'arbitro quello a parlare con Nicolò, sì, mentre prima era stato due, lui. No? Allora, 24-22, restano due set point a disposizione di Piacenza che non è riuscito a portare due precedenti occasioni. Innescate dall'errore di Patak, qui speriamo Aldo, noi ovviamente a Piacentini di vedere la chiusura, è ovvio che nei cuori di San Giustino regna ben altro clima. Sì, loro in teoria un set lo possono permettere per ora, poi si vedrà col proseguo dei risultati e dei parziali come si muovono. D'altronde l'anno scorso noi abbiamo vissuto proprio qui contro Cuneo fasi altrettanto palpitanti, diciamo, definiamole così. Sì, soprattutto a Roma, poi l'ultima sì, giornata. Certo. Vlado chiude il set, meritava lui di farlo, 25-22. Dunque si... Adesso la battuta Creus. Kleber campa, crawla. 24-16, lunga teoria di set point per San Giustino. Attacco di Unau, palla in campo, 25-16, siamo sul 2-2, esulta la curva di San Giustino, molta compostezza, eccoli inquadrati, compostezza dei giocatori in campo e quindi legittima l'esultanza della squadra, dei tifosi umbri, 2-2. Giovi, pallonetto, arriva Campa, Sidibe, gran difesa di Unaut e qui Kleber azzecca l'attacco buono, 13-12. Non riusciremo a dare il verdetto per i nostri telespettatori che seguono la partita in diretta perché l'incontro di Padova è in ritardo e sì, quindi però, non sappiamo come finisce. Sì, però a questo qui, punto lo possiamo dare solo se secondo San Giustino vince. È retrocesso Padova. Vediamo. Binaghi servire Massari, c'è Giovi ben appostato. Trova il varco. Patak 13 pari. Secondo me retrocede Padova perché non può più fare tre punti Padova, per cui può farne solo due e arrivare a pari di San Giustino, che però a pari punti San Giustino e Padova, retrocede Padova. Noi seguiamo queste ultime fasi con il match point firmato, almeno l'anteprima del match point firmato da Sidibe. E c'è il time out chiamato dal tecnico Eld di San Giustino. Il
questo punto retrocede Padova. Viene ufficializzato anche dallo speaker quello che stai dicendo, perché è il punto di Verona. Ha tagliato le gambe a Padova. Padova che aveva l'occasione d'oro oggi, veramente, ospitando Roma tranquilla. Ha perso veramente un'occasione. Padova degli ex Gonzales e Simeone. Padova che ci aveva abituato gli anni scorsi a salvarsi all'ultima giornata di campionato, invece quest'anno si è giocata la salvezza. Attenzione, seguiamo quello che potrebbe essere l'ultimo attacco, è di Massari, la palla va fuori, non ci sono stati tocchi, siamo su 14 pari e non chiude qui la sfida. Stasera non vogliono farci andare a casa. Sì, lo sapevamo. Kleber, Sidibe, McKibben, on out, Massari che stava facendo il fenomeno. Qui sono proteste che Kleber rincuzza immediatamente, rivolgendosi allo scatto di Eli. Assisteremo probabilmente alla festa di San Giustino, allora Piacenza sesto. Piacenza sesto, quindi ci troveremo a proposito, però ci interessa anche il decimo. Ace di Sinibè, il Copra vince 3-2, 21-25, 25-22. Poi è sparito il punteggio del terzo set, 25-19, poi per quanto riguarda il tie break 16-14.